Buongiorno a tutti quanti, perché cosa è Tenerife? Oggi parliamo di pensioni. Siamo qui con il nostro amico Antonio Manigrasso, giusto? Manigrasso. E vorrei fare qualche domanda ad Antonio perché è qualche mese che sta frequentando Tenerife. Giusto. Come sei arrivato qui a Tenerife? Sono arrivato ad aprile. Sono un pensionato che voglio stabilirmi qua perché ho già chiesto la residenza, ho già avuto la residenza per vivere una, diciamo, un'età pensionabile tranquilla. Per cui sono andato via da Verona e ora voglio vivere qui. La sua storia è molto bella perché pur essendo un pensionato ha trovato un piccolo lavoretto in più che gli dà delle opportunità. È arrivata la colazione, eccola, il caffè, perfetto, grande. E questa cosa mi ha affascinato perché rimettersi in gioco a qualsiasi età è importante questo. Sì. Ma di che cosa ti occupi precisamente? Sono dei prodotti, diciamo, per migliorare, diciamo, la vita, diciamo, nel vivere più sereni, più tranquilli. Sono degli integratori che è a base di frutta e verdura naturale. Come al 100%. Frutta e verdura naturale, frutta, diciamo, al 100%, un prodotto, diciamo, creato da una società, la PM tedesca, per cui tratta sia per il dimagrimento, sia per la regolazione dell'intestino, sia per il colesterolo e tanti prodotti, diciamo. Scommetto che tu lo specifici. Prendi. Io prendo un po' di tutto, la verità. Sì, no, per dire la verità, l'altro giorno mi ha dato un bibitone con... che cos'era quello? Era un prodotto, diciamo, per bruciare i carboidrati e per dare energia, sì, a una persona che si sente un po' più giù, diciamo, fisicamente, diciamo, un po' depressa e un po' stanca, diciamo, no? Sia sul lavoro, e ti dà, diciamo, energia per... Fantastico. Cambiando discorso, questa esperienza da emigrante, esatto, perché in qualche maniera adesso possiamo anche dirlo che siamo, sì, degli emigranti, naturalmente, alla tua età, tu hai precisamente... 67 anni. 67 anni, ragazzi, a 67 anni una persona si può rimettere in gioco. Esatto. E questo personaggio da Oscar sicuramente c'è da lavorare sempre su tutte le cose, naturalmente. Esatto, non è che, sì, ci regalano niente, niente le società di dove noi possiamo vivere la nostra. Però, ma ti sei trasferito da solo? Sì, mi sono trasferito da solo, dopodiché, appena, siccome sono anche un nonno, e la mia consorte, purtroppo ci abbiamo 5 nipoti. Fantastico. A Verona, per cui lei è rimasta un po' lì per, diciamo, aiutare i figli, i due figli maschi che abbiamo, per cui, anche perché lì c'è un'azienda che ho creato io, però ho lasciato tutto a loro di proseguire. Perché quello di professione facevi? Professione era, diciamo, artigiano, diciamo, serramentista, facciamo ancora, loro continuano a farlo. Tutta la sei squagliata. Io me la sono squagliata. Hai lasciato tutte. Ho detto fate voi perché io non ce la faccio più, basta. Chi vuole lasciare tutti i figli? Noi vi aspettiamo sempre qui a Tenerife, naturalmente. Bisogna sempre lavorarci. Esatto. E con Antonio stiamo creando un progetto di visibilità per lui, per questa sua nuova attività da pensionato qui a Tenerife. E questa intervista... per creare visibilità anche ad Antonio, e di Antoni nel mondo ce ne sono tantissimi. Non demordete, andate avanti, quello che è la vostra idea, il vostro progetto, portatelo avanti come fa Antonio. Adesso mi era un po' sparito Antonio, questa mattina mi si è ripresentato e al volo io ho voluto intervistarlo perché ha qualcosa da raccontare, credo di sì. Sì, io sto prendendo questi prodotti da 2 anni circa, a verità ho delle foto da come ero prima e come sono adesso,
Ho dimagrito 14 kg senza fare sacrifici, nel senso mangio normalmente tutto ciò che è, però questi prodotti mi salvaguardano il mio corpo, nel senso che mi danno, diciamo, una protezione, e sono prodotti della Fitline, sempre della società PM, però Fitline anche per il fisico, sì, che anche per la bellezza. Tratte anche sia dall'interno che dall'esterno. Benissimo, sulla rete sociale Antonio Manigrasso, ho detto bene? Sì. Perfetto, potrete avere tutte le informazioni un po' più nel dettaglio di questa attività. Benissimo, Antonio, io credo che abbiamo un pochino, sì, così superficialmente abbiamo raccontato un attimo la tua storia, e spero nel futuro di rintervistarti, okay, e vedere a che punto sei arrivato di questa avventura che stai facendo. Ti piace? Bene, benissimo. Benissimo. Grazie dell'attenzione a tutti i pensionati italiani. Francesco Gallori. Antonio Manigrasso. Antonio, vi salutano da Tenerife. Alla prossima puntata racconteremo l'evoluzione di Antonio. Grazie, ciao. Arrivederci. Benissimo.